Sono Virginia. Sono Luciana. Eugenio. Magia e condivisione. Bellezza. Vita. Una piccola preparazione fisica, questa preparazione sia fisico che vocale, anche fargli imparare a capire la grandezza del palcoscenico, no? Come ci si muove, perché mantenere determinati spazi, e poi passare poi alla seconda parte della lezione, che è sul copione, sul montaggio dello spettacolo. E altri giochi, altri esercizi sotto forma di gioco che loro gradiscono molto. Per tanti anni ho condotto un laboratorio teatrale e quindi ho sperimentato nella scuola quanto sia importante e quanto sia formativa l'attività teatrale. Quest'estate ho dato una mano a Don Gabriele qui in parrocchia per i laboratori, e nel gruppo c'erano tanti bambini piccoli. Per cui questa esigenza che già avvertivamo di estendere il corso di teatro anche dei bambini dai 6 ai 10 anni, diciamo in qualche modo è maturata e abbiamo fatto questo tentativo. Io ho sempre lavorato con gli adolescenti e mi sentivo un po', diciamo, preoccupata al pensiero di occuparmi di bambini più piccoli. In realtà poi, ecco, ci siamo buttati, ho chiesto se era d'accordo con me Luigina, e poi abbiamo coinvolto un grande esperto di teatro che è Eugenio, e quindi ci siamo lanciati, e i bambini sono entusiasti, sono contenti, e i genitori dicono che vengono veramente contenti a questi incontri. I bambini, soprattutto presi a una certa età e a teatro, sono una grande soddisfazione, perché si vedono le zero ipocrisie, le poche vergogne, e un carattere che, anche se a volte, come dicevano Luciano e Lucina, sono molto vivaci, eccetera, sono comunque sia molto malleabili, nel senso che, facendo poi una fiaba come Pinocchio, rivisitata in maniera molto carina, poi devo dire che a me è piaciuta molto, come piace molto anche il titolo, che poi rispecchia tanto del messaggio che lo spettacolo deve dare, che il mio babbo mi spetta, quindi il riconciliamento con il papà, con la famiglia, il diventare grandi, il diventare bambini da un pezzo di legno, insomma, è quello che è il percorso delle emozioni della vita, e quindi se riesce a farlo tirar fuori a dei bambini che comunque ci mettono il gioco, ma anche la serietà nel momento giusto, perché sentono anche loro già un po' di ansia nel dire: oddio, adesso tocca a me, adesso devo tenere un copione in mano. Quindi è molto importante il fatto che si riesca a far venire tante persone giovani, addirittura piccoli, così già avvicinarli al teatro, perché sappiamo bene tutti quali sono i benefici che porta il buon teatro, da un punto di vista sia formativo, ma anche da un punto di vista emotivo, ecco, personale. Sono bambini molto vivi, partecipi, a volte effervescenti. Un grande arcobaleno. A me ricordano tanto l'infanzia, dico, ne ero vivace, iperattivo, e voglio solo metterli sempre in mostra. Quando si impegnano sono veramente bravi, sì, sinceramente. Da 16 bambini che vanno dai 6 ai 10 anni, quindi fino dalla prima elementare alla... Ecco, quelli piccoletti sono veramente carini, tenerissimi, si lasciano coinvolgere. Quelli di 6 anni a dicembre avevano difficoltà ancora a leggere, quindi dovevamo leggere noi e loro poi dietro apprendevano. Adesso stiamo mettendo in scena la performance finale, che è un po' il mio babbo m'aspetta, è un po' la fiaba di Pinocchio un po', diciamo, rivisitata un po' attraverso le canzoni di Bennato. Il 27 di aprile siete tutti quanti invitati a Cineteatro San Filippo Neri. Io direi venite, perché i bambini ci tengono molto, per loro il pubblico è importante. Sì, sottolineare quello che ha detto Luciano, è importante che il pubblico venga, perché
il bambino ci tiene, ma ci dovrebbe tenere anche il pubblico a vedere che cos'è che la magia, come diceva prima Luigina, no? Che quando pensa al teatro, la magia teatrale può anche portare a mostrare agli altri, e quindi è molto interessante, sarà sicuramente divertente e non annoierà, quindi non c'è nessun motivo per restare a casa e a fare le solite cose, ma invece andiamo a teatro a vedere dei bambini che rivivono la storia di Pinocchio in una maniera molto simpatica. Tu, mi raccomando, numero sì, assolutamente, perché sennò i ragazzi non possono dire la loro. Il Mibacco mi aspetta, i ragazzi del laboratorio teatrale. Laboratorio teatrale che abbiamo chiamato Facciamo Finta Che, perché i bambini da piccoli dicono così, facciamo finta che, non si rendono conto ma fanno già teatro.